Un'altra tappa di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione, ovvero l'esordio in Coppa Italia in programma domenica 14 agosto allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia contro la vincente tra Triestina e Voghera. Test leggermente più impegnativo rispetto ai precedenti di fronte alla giovanissima angolana di Fabio Montani che parteciperà al campionato di Serie D. Assenti per acciacchi di varia natura Soddimo, Verratti e l'argentino Facundo, primo tempo con Anania tra i pali, Balzano, Perrotta, Bacchetti e Peterini in difesa, a centrocampo Togni regista, Nico e Lulli mezzeali, Sansovini, Sciarra e Giacomelli in attacco, ripresa con Pinzoglio tre pali, Zanon, Romagnoli, Capuano e Martella nelle retrovie, Cascione metodista, Gessa e Togni interni di centrocampo, davanti Sansovini, Maniero e Insigne. In questo momento, dice Zeman a fine match, l'11 schierato nel secondo tempo si avvicina di più a quello titolare. Si avvicina di più in questo momento, io spero che anche gli altri crescono, capiscono e possano fare lo stesso lavoro della squadra di secondo. La squadra nel primo tempo, Zeman ha cercato molto la corsia di sinistra, poco quella destra, solo un caso? Vabbè, dipende da come ci muoviamo, perché Sansovini comincia a giocare dall'esterno vero e non c'è ancora i movimenti che dovrebbe fare un esterno. Toccato il primo pallone al 40° del primo tempo. No, non è vero, ha giocato molto prima, diversi palloni. Maniero e Insigne hanno firmato una doppietta a testa, una rete invece per Gessa, Romagnoli, Sciarra e Giacomelli, sul quale Zeman si esprime così. Sì, ma lui è il giocatore che per lui è lo stesso, la fascia come un'altra, magari con Insigne è diverso perché si trova meglio dall'altra parte, ma Giacomelli gioca anche perché ha i movimenti meno studiati e più propri. Parliamo del centrocampo, Zeman, ruolo di metodista, è un po' il fulcro del gioco, nel primo tempo Togni e secondo Cascione, però poi ancora Togni, come è andata in generale? Vabbè, il primo tempo secondo me erano troppo statici e Lulli e Nico. Si muovono poco e quindi poi si gioca troppo in linea e non ha senso. E poi secondo tempo, a parte Cascione ci aveva già proprio profondità e poi volevo vedere con Togni, con due centrocampisti di movimento come Gessa e Cascione, se ci veniva diverso. Infatti è venuto diverso. Perché comunque una cosa mi sembra che la faccia bene la squadra, quando c'è l'incrocio dell'esterno e poi la verticalizzazione e la sovrapposizione del terzino. Sì. Anche lì stiamo per ora esagerando, ma è giusto che si prova e può servire per allargare la difesa degli altri e per cercare di arrivare sul fondo. Mercato, vicinissimo il ritorno di Dedè e di Amutene. Società, è imminente l'ingresso di un nuovo socio al 5%, si tratta di Giacomo Ortolano, pescarese doc, figlio di Daniele, presidente della FIGC Abruzzo, titolare di una società che opera nel settore delle energie rinnovabili. Infine, chi ha detto che Zeman è un burbero poco incline alla battuta, si sbaglia di grosso, sentite. Ma Immobile arriva questa sera, è contento? No, non arriva questa sera, mi dice di no Federico. Io già ne ho uno, quindi...